Nocerino ottiene un'importantissima vittoria in trasferta 0-3 contro la Cittanovese nella gara valevole per la 31esima giornata del girone I di Serie D, grazie ad una doppietta di Diemi e ad un gol di Bartoccini. Il tecnico Morgia squalificato deve fare a meno ancora una volta di attaccanti Cavallari Russo ed è costretto a confermare la squadra vista settimana scorsa contro la Cireale. L'unica eccezione nel ruolo del terzino. Dimilico prende il posto di Schettino. Nel primo tempo, dopo un'iniziale fase di studio, la Nocerino a comandare il gioco. La prima vera chance della gara arriva all'11esimo. Alvino mette al centro per Vitolo, che calcia in porta, ma è bravissimo Cianci a salvare quasi sulla linea della porta. Al 19esimo altra chance, Alvino serve Diemé, il quale si destreggia bene, conclude in porta, ma il suo tiro viene deviato in angolo. Dal seguente corner ci prova Matilo di testa, ma è bravo il portiere a parare. Al 23esimo ci prova prima la Cittanovese, su angolo, con il colpo di testa di Gonzalez sparato senza problemi da Gomis. L'azione prosegue, con la Nocerino che va in contropiede, il portiere esce male, Alvino raccoglie la sfera, calcia dalla lunga distanza, ma la palla va ampiamente fuori. Al 30esimo, su una conclusione di Cecchi, Cianci la tocca di mano e per l'arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Diemé che spiazza il portiere e fa gol. Per l'attaccante senegalese si tratta del terzo gol in campionato. La Cittanovese non si abbatte, al 32esimo reagisce. Sempre sul calcio d'angolo, Gomis sbaglia l'uscita ma la difesa rossonera rimedia. A fine primo tempo ci prova al 47esimo la Cittanovese, con un colpo di testa di Ortolini parato da Gomis. Nei secondi 45 minuti la Cittanovese effettua diversi cambi, ma è la Nocerino a trovare il raddoppio al 56esimo. Vito la mette al centro per Diemé, che non sbaglia. Per l'attaccante rossonero si tratta della sua seconda doppietta, quarto gol in campionato. L'attaccante senegalese ci prova 4 minuti dopo su un cross dalla destra, ma il suo tiro va ampiamente sopra la traversa. Al 63esimo la Cittanovese risponde con un calcio di punizione di Sapone, dove bravissimo Gomis a deviare in angolo. Al 71esimo Diemé recupera palla, serve Bartoccini, il quale scavalca il portiere e prova a beffarlo con un pallonetto, da qui però recupero. Al 75esimo la Cittanovese resta in 10 causa espulsione di Baianidi per fallo su Vitolo. Al 78esimo clamorosa ingenuità di Dagui, Bartoccini recupera palla e segna. Per il centrocampista si tratta del suo primo gol in campionato. I 4 minuti di recupero concessi dal direttore di gara non cade più nulla, la Nocerino ottiene una vittoria fondamentale e resta a pari merito al primo posto con Vibonese e Troina. Settimana prossima i rossoneri affronteranno la Gerbison al San Francesco.